Andrea Nicolai, quinta vittoria consecutiva nel recupero sul campo della Virtus Siena. Andrea, una prova di carattere solida dopo una partenza 7-4 nel quale, insomma, nel time out ti sei fatto sentire, ne è uscita una squadra che ha fatto 23-0 e ha fatto capire di voler giocare una partita solida. Sì, queste partite sono veramente partite, diciamo, anomale, perché chiaramente sono partite da vincere, sono partite dove gli avversari si possono esaltare, possano fare cose anche non previste, perché non hanno niente da perdere. Siamo partiti non con la rabbia e la cattiveria che volevo, dopo abbiamo registrato le cose, abbiamo fatto un bel parziale. Dopodiché la partita è diventata ancora più strana, perché più 25, chiaramente noi vogliamo sempre il massimo, però un po' di rilassatezza è normale, nel frattempo gli altri vogliono reagire e poi ci sono dei piccoli break che comunque non vogliamo concedere, perché come ho detto ai ragazzi, al di là del punteggio c'è da giocare forte ogni azione, sia in attacco che in difesa, che serve anche per costruire, per sviluppare certe cose che abbiamo provato in allenamento. Ma niente, comunque abbiamo vinto bene una partita dove siamo sempre stati avanti in controllo, dove una squadra ambiziosa come Pavia aveva lasciato le penne e dove penso che in molti faranno fatica. Andrea, nelle ultime 3 settimane la squadra è veramente miglioratissima, cioè ha trovato una dimensione nella quale si aiuta, riesce a mettere in campo tutta la sua fisicità, chi metti dentro dà sempre un contributo, è veramente una Fiorentina e giochi collettivo questa qui. Sì, noi vogliamo giocare di squadra, abbiamo accettato tante sfide quest'estate, da giocatori da rilanciare, da rivalutare, giocatori forse che non tutti avrebbero coinvolto nel loro sistema di gioco. Diciamo, l'idea ambiziosa di non avere un quintetto fisso, ma di avere 8 titolari che si alternano, tutti che devono sentirsi giocatori super importanti. Tra l'altro anche oggi con gli under, no? Che hai tenuto tantissimo in campo oggi. E 2 ragazzi che possono stare in campo perché sono ragazzi futuribili con qualità. Questo non è facile, perché a volte magari non tutti riescono veramente a essere concentrati per 40 minuti. È un lavoro che va fatto giorno per giorno e credo che ci porterà i nostri frutti. Noi non dobbiamo rilassarci, dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo una partita molto pericolosa, molto delicata domenica con Cecina, che viene da una sconfitta casalinga con San Miniato. È una squadra con tanti buoni giocatori che ha avuto una settimana per preparare la partita. Noi ripartiamo da domani, non sarà semplice. Se riusciremo a portare a casa anche la partita di domenica e a quel punto confermare questa cosa parziale, ma pur sempre che dà tanta soddisfazione, di essere primi in classifica. Ecco, ci arrivate domenica comunque primi in classifica, sì. Diciamola questa cosa, 5 vittorie consecutive, adesso avete raggiunto Omegna per lo sconto diretto, sì. C'è la soddisfazione anche di dire che la Fiorentina è prima in classifica. Sì, è una cosa parziale, come detto ragazzi, significa che siamo sulla buona strada, significa che i sacrifici sono stati ripagati, però dopo inizia il difficile già da domenica, perché le squadre, come si sa, con le prime della classe si esaltano, perché il girone comincia a essere duro, con trasferte sempre più insidiose, quindi niente, prendiamo come risultato parziale, non è quello che noi, diciamo, ci aspettavamo da questa stagione, di essere già su, e vogliamo prenderlo come un segnale che siamo sulla buona strada.